ricordate lo scandalo sul demanio idrico che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sollevato? La regione doveva riscuotere un canone da tutti gli utilizzatori del demanio idrico e sollecitare la provincia a riscuotere questi canoni, cosa che non è mai stata fatta, e noi abbiamo rilevato un danno consistente per decenni, un danno erariale importante. A fronte di questo vuoto, che cosa fa la Regione Toscana? Fa una proposta di legge, la 69/2015, e un condono. Cioè, cosa dice la Toscana? Ai grandi utilizzatori del demanio idrico, che sono enti locali, ma anche grandi aziende nazionali, si fa un condono. Un condono al 20%. E per i piccoli utilizzatori, invece, imposta massima. Parametro unico per tutti. Questo ci sembra profondamente ingiusto. Chi utilizza per il demanio idrico per arrivare a casa, che è un passaggio, chi lo utilizza per un orto sociale non sia tartassato, perché spende anche soldi per mantenere quello spazio, ma si vada a tartassare i grandi utilizzatori che per anni non hanno pagato ma che hanno fatto profitto sull'utilizzo del demanio idrico. Questa è la nostra mozione che presenteremo in Consiglio regionale.